Buongiorno a tutti. Allora, scusate per questi piccoli inconvenienti tecnici, credo che adesso sia tutto a posto e possiamo cominciare. Allora, abbiamo pensato innanzitutto come laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino di dare un contributo sulla gestione dei centri estivi in questa fase 2 dell'emergenza Covid-19, perché alcuni comuni che seguiamo per la ristorazione scolastica ci hanno chiesto un supporto per l'implementazione delle misure appunto di prevenzione necessarie per la partenza dei centri estivi. E quindi ci è sembrato che questo argomento potesse essere di interesse per molti comuni, per molti gestori dei centri estivi, ed ecco perché siamo qui questa mattina a parlarne. Naturalmente, so che ci sono anche persone che ci ascoltano da fuori dalla regione Piemonte, mentre il problema qual è? Che ci sono alcune norme specifiche che sono regionali, però devo dire che avendo una base comune nazionale, anche se noi faremo riferimento prevalentemente a quelle della regione Piemonte, per ovvi motivi, diciamo che le misure generali sono assolutamente omogenee su tutto il territorio e abbiamo una normativa comunque nazionale che è uguale per tutti. Quindi di questo poi parleremo. Allora, prima di parlare nel dettaglio della gestione dei centri estivi, una brevissima descrizione di cosa sono i coronavirus, anche se immagino che per la maggior parte di voi, insomma, siano cose assolutamente note. I coronavirus sono una famiglia di virus che spazia da quelle che causano il comune raffreddore a malattie assolutamente gravi come la sindrome respiratoria medio orientale, la sindrome respiratoria acuta grave, e questo ceppo nuovo di coronavirus che è stato denominato SARS-CoV-2 è stato identificato e segnalato per la prima volta a Wuhan in Cina alla fine dell'anno 2019, nel mese di dicembre. Ecco perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiamato questa nuova malattia respiratoria causata da questo nuovo coronavirus Covid-19, che sta per co-coronavirus, COVID e di disease, e con l'anno di identificazione che è il 2019. Quindi con Covid-2019 si intende semplicemente la malattia, la patologia causata da questo virus. I sintomi, anche questi purtroppo ormai ne abbiamo sentito parlare e magari qualcuno li ha anche sperimentati su di sé, i più comuni sono febbre, stanchezza, tosse secca, ma ce n'è un'altra gamma di sintomi che possono esserci o non esserci, i classici dolori muscolari, simili influenzali, indolenzimento, dolore alle ossa, congestione nasale, quindi tipo raffreddore, mal di gola e anche diarrea e in qualche caso perdita o diminuzione del senso del gusto e dell'olfatto. Questi sintomi chiaramente sono un campanello di allarme molto importante da segnalare immediatamente, segnalare a chi? Chiaramente al proprio medico curante, ma soprattutto per chi lavora, al proprio datore di lavoro e per i centri estivi, vedremo, naturalmente devono essere allertati i centri estivi, il centro estivo che il ragazzo, il bambino sta frequentando. Questo lo si dice bene, lo vedremo dopo. Chi non presenta sintomi, purtroppo il problema di questa patologia è che anche le persone con sintomi o molto lievi o addirittura assenti, quindi asintomatici o paucisintomatici, possono comunque trasmettere il virus. Quindi è stato un po' questo il problema, soprattutto all'inizio nel contenimento di questa malattia, che quindi la persona asintomatica, che quindi continua la sua vita quotidiana nelle comunità, negli ambienti che frequenta, può trasmettere il virus. Ecco perché il punto fondamentale di tutta la prevenzione è che chiunque entra in contatto con altre persone in qualsiasi tipo di comunità deve essere cosciente di poter eventualmente essere un individuo asintomatico e di conseguenza rispettare le misure preventive e farle rispettare agli altri. Le conseguenze della malattia possono essere anche molto gravi, perché al di là dei sintomi che abbiamo visto prima,
si può arrivare a polmonite, a una sindrome respiratoria acuta grave che può comportare non solo l'ospedalizzazione, ma anche il ricovero in terapia intensiva, fino al decesso purtroppo. E il periodo di incubazione, che è appunto il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi, è molto variabile e va a un massimo fino a un massimo di 14 giorni. Viene il contagio, ecco, questo è assolutamente da tenere presente per tutte le misure preventive di cui poi parleremo. È un virus, abbiamo detto, respiratorio, quindi si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro che emettono le persone infette, sia sintomatiche che asintomatiche. Questa emissione può avvenire tramite la saliva, quindi tossendo, starnutendo, oppure tramite contatti diretti personali. Prevalentemente però tramite le mani, quindi ad esempio toccando con le mani contaminate, senza quindi essersele lavate, la bocca, il naso o gli occhi, quindi attraverso le mucose appunto della bocca, del naso o degli occhi. E ci sono delle evidenze che potrebbe avvenire questa contaminazione anche, questo contagio anche tramite una contaminazione fecale, perché il virus si ritrova nelle feci delle persone infette, quindi questo vi rende ragione del fatto che si attribuisce molta importanza, per esempio, alla disinfezione dei servizi igienici, peraltro una misura che già di per sé ovviamente dovrebbe essere fatta al di là del coronavirus. In generale, dobbiamo tenere presente che i coronavirus possono rimanere vitali e mantenere la loro capacità infettante su tutte le superfici a temperatura ambiente, per periodi molto variabili, a seconda del tipo di superfici, variabili da poche ore fino a 7 giorni. Allora, nei documenti che sono disponibili sul sito del Ministero della Sanità e dell'Istituto Superiore della Sanità trovate vari documenti. In questo, per esempio, questa tabella che vedete in questo momento, sono presentate gli esiti, diciamo, di alcuni studi fatti per capire qual è la persistenza del coronavirus sulle diverse superfici, dalla carta al tessuto, al legno, eccetera, e vedete che c'è un'ampia varietà da 30 minuti a appunto diversi giorni. Nello strato esterno vi faccio notare delle mascherine chirurgiche fino a 7 giorni. Quindi teniamo presente che comunque poi per ovvi motivi non è visibile questa contaminazione, quindi dobbiamo sempre, diciamo, comportarci come se questi oggetti, queste superfici fossero contaminati. E quindi dopo ne parleremo, quindi c'è un'importanza delle procedure di disinfezione che è assolutamente fondamentale eseguire correttamente. Quindi il contagio, avviene principalmente o attraverso le particelle respiratorie, i cosiddetti droplets, o per contatto diretto o indiretto con l'ambiente. Purtroppo questi coronavirus sono più stabili nell'ambiente rispetto ad altri virus e le misure preventive di conseguenza vanno da limitare l'esposizione, a igienizzare correttamente le mani, a utilizzare correttamente i dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuale e alla sanificazione di superfici e ambienti. Nei centri estivi, quindi, le condizioni di sicurezza vengono basate principalmente su questi 3 punti. Innanzitutto l'organizzazione delle attività in piccoli gruppi, evitando il contatto tra gruppi diversi. Quindi questo ovviamente serve a limitare il contagio, limitare le persone che, nel caso in cui un bambino, un utente diventasse positivo, quindi avesse la possibilità di contagiare altri, questo contagio sia perlomeno limitato al piccolo gruppo e quindi coinvolga 5-10 persone, dopo vedremo cosa si intende per piccolo gruppo, e non ne coinvolga 100, quindi questo è un discorso di limitazione del gruppo. Organizzazione degli spazi, privilegiando gli esterni, questo fortunatamente nella maggior parte dei casi è possibile perché siamo in estate, quindi gli spazi aperti sicuramente aiutano. Nel caso in cui però ci siano delle attività da fare al chiuso,
le linee guida, i documenti normativi ci dicono di prestare molta attenzione ad arieggiare, a cambiare l'aria degli ambienti e qualora ci fossero delle situazioni di aria condizionata e quindi di ventilazione forzata, di evitare il ricircolo. L'attenzione all'igiene e alla sanificazione tramite precisi protocolli di sicurezza, quindi vedremo che cosa si intende. Un breve cenno alla normativa. Allora, come vi accennavo all'inizio, abbiamo una normativa nazionale e una normativa regionale, che però direi sono abbastanza simili, non ci sono sicuramente delle contraddizioni. È chiaro che se io sono in Piemonte farò riferimento, per esempio per la modulistica, per l'inizio delle attività e per la gestione del centro estivo, ai moduli messi a disposizione dalla Regione Piemonte. Se sono in Lombardia piuttosto che in Emilia-Romagna, ovviamente farò riferimento a quella modulistica. Però diciamo che il primo documento che è uscito, che riguarda specificamente le attività dei centri estivi, è stato questo documento del Dipartimento per le politiche della famiglia, che ha il titolo Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid, che ha un capitolo dedicato espressamente ai centri estivi per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione. E quindi si fa riferimento ai vari spazi presso i quali possono essere attivati i centri estivi, ludoteche, centri per famiglie, oratori e quant'altro. Dopodiché il documento che ad oggi è la vera norma di riferimento è il DPCM dell'11 giugno 2020, che ha fatto riferimento al documento di cui vi parlavo poco fa, inserendolo come allegato 8 nel decreto. Quindi, se andiamo a vedere questo allegato 8, che ha appunto il titolo Nuove opportunità per garantire ai bambini e adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità e al gioco, si parla anche dei centri estivi. E diciamo che poi questo allegato 8 è stato diciamo ampliato rispetto a quello che dicevamo prima, perché sono stati inclusi per esempio gli asili nido. Quindi, in realtà, c'è qui una generalità di situazioni dal punto di vista dell'età dei bambini che comprende anche i nidi. Okay? Regione Piemonte. Regione Piemonte, l'ordinanza 68 del 13 giugno, che ha validità dal 15 giugno fino al 14 luglio, in linea con quanto previsto dal DPCM di cui parlavamo un attimo fa, appunto ha recepito questo discorso del consentire le attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini da 0 a 17 anni, nel rispetto, dice l'ordinanza, dei protocolli di sicurezza definiti dalla Regione Piemonte e dalle linee guida nazionali. Quindi l'ordinanza fa riferimento sia ai protocolli di sicurezza definiti dalla Regione Piemonte, perché adesso vedremo che li aveva già definiti un po' prima, di Piemonte, e dalle linee guida nazionali. Quindi ritorniamo al discorso dell'allegato 8. La Regione Piemonte ha dato anche dei chiarimenti relativi a questo DPCM per quanto riguarda le attività ludiche, ricreative ed educative. Come vedete, insomma, conferma che è possibile riprendere queste attività ludico-ricreative outdoor, diciamo, per bambini nella fascia da 0 a 17 anni, quindi compresi i nidi, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi, spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti similari, aree verdi, rimandando all'allegato 8 del DPCM 11 giugno. Questi interventi possono essere realizzati in spazi idonei a ospitare servizi per l'infanzia a norma di legge, impiegando operatori qualificati ad operare nei servizi educativi, secondo i rapporti numerici minimi educatore-bambini previsti nell'allegato 8 del DPCM stesso. Allora, nel DPCM si fa riferimento a gruppi,
numericamente differenziati a seconda della fascia di età, quindi per i più piccoli, quindi diciamo nella fascia della scuola materna, 5 bambini, per quelli diciamo della scuola primaria, 7, e per i più grandi, diciamo della scuola secondaria, 10. In realtà adesso vedremo che la Regione Piemonte precedentemente aveva definito altri rapporti numerici leggermente diversi, nel senso che invece che 5, 7, 10 aveva indicato 6, 8, 10, ma in realtà se voi andate a vedere l'allegato 8 sono numeri consigliati, non appare così imperativo. D'altra parte, personalmente non mi pare che possa esserci tutta questa differenza in un bambino in più o in meno, quindi rimane comunque un piccolo gruppo. Questi chiarimenti dicono ancora: i gestori dei servizi comunicano all'ASA e al Comune i progetti organizzativi, di questo parleremo, e come vedete per le altre attività rimangono in vigore le disposizioni vigenti dettate dalla Giunta regionale in merito ai centri estivi da 3 a 17 anni. Quindi in questi chiarimenti la Regione Piemonte, che ha già stata emanata un'indicazione delle norme sui centri estivi dai 3 ai 17 anni, e quindi adesso vedremo qual è. Eccola qua. Come vedete, questa deliberazione della Giunta regionale risale al 29 maggio, quindi è precedente al DPCM, perché la Regione, ma non credo solo la Regione Piemonte, probabilmente anche altre regioni, era già uscita con queste normative specifiche per i centri estivi. Beh, intanto penso fosse anche un motivo di fretta, perché molti centri estivi sono partiti già a inizio di giugno, quindi insomma c'era la necessità. E c'è da dire che la Conferenza Stato-Regioni aveva già emanato delle linee guida relative a varie attività, compresi i centri estivi, che si rifacevano al documento che abbiamo visto all'inizio, quello delle politiche per la famiglia, e quindi insomma alla fine i contenuti sono quelli. E la Regione Piemonte ovviamente aveva recepito e diciamo specificato meglio in vari passaggi quello che dicevano sostanzialmente le linee guida della conferenza Stato-Regioni. Per cui in questa norma della Regione Piemonte voi trovate un allegato A, che sarà quello che andremo a vedere un pochino più nel dettaglio durante questa mattinata, perché contiene la disciplina specifica per la programmazione e la gestione in sicurezza di queste attività dei centri estivi. Sono compresi dei moduli, quindi la modulistica a cui fa riferimento per la Regione Piemonte è stata emanata con questa DGR, con questo, scusate, questa determina dirigenziale del 3 giugno 2020, dove sono stati approvati dei moduli, che sono quelli che trovate sul sito della Regione Piemonte, qui è indicato dove li potete trovare, riguardano la SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività per chi deve iniziare l'attività nel centro estivo, la scheda sanitaria che i minori devono presentare all'atto dell'iscrizione, un questionario di monitoraggio settimanale dei dati sanitari del minore, la scheda che serve per il triage giornaliero, e in realtà le schede sono tre perché sono suddivise per fasce di età, quindi dove vedete quei rapporti numerici di cui si parlava prima, quindi 6, 8, 10 bambini a seconda delle fasce di età, e poi il patto di responsabilità reciproca. Che cos'è il patto di responsabilità reciproca? È nient'altro che appunto un patto firmato dal titolare del centro estivo e dalla famiglia del minore che si iscrive al centro, dove il genitore si assume le proprie responsabilità, quindi dichiara una serie di cose. Adesso non sto a leggere tutto nel dettaglio perché tanto lo trovate: di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna, che il minore non è sottoposto a quarantena, che nessun convivente del minore all'interno del nucleo familiare è sottoposto a quarantena. E quindi una serie di impegni che giustamente deve assumersi la famiglia. E da parte sua poi invece dichiarazione da parte del titolare, che dichiara di aver fornito puntuale informazione
rispetto ai dispositivi organizzativi igienici e igienico-sanitari per evitare la diffusione del contagio, di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche, che gli operatori sono adeguatamente formati, eccetera, eccetera. Quindi, comunque, questo patto firmato da entrambi impegna le parti a rispettarlo in buona fede, quindi è comunque un qualcosa di, diciamo, un prerequisito molto importante di assunzione di responsabilità. Torniamo un attimo alla Regione Piemonte. Che cosa dice questo decreto 68 che è stato emanato il 13 giugno 2020, quello che a cui avevamo accennato prima? La Regione Piemonte, diciamo, ritiene che il contesto epidemiologico piemontese presenti, diciamo, una situazione relativamente positiva, quindi fa una serie di premesse, ritenuto che sia comunque opportuno continuarsi a ispirarsi alla cautela, considerato che è possibile garantire la ripresa di determinate attività e quindi rilevando che questo DPCM dell'11 giugno ha aggiornato quello che era stato fatto in precedenza, diciamo, autorizza l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche e ricreative con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza. E qui rimanda alle disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta della Regione Piemonte e nel rigoroso rispetto delle linee guida dell'allegato 8. Okay? E questo decreto ha decorrenza dal 15 giugno fino al 14 luglio 2020. Probabilmente questa data così limitata, tutto sommato, tiene conto del fatto che potrebbero esserci nel tempo delle evidenze epidemiologiche che magari possono cambiare in un senso o nell'altro le cose, quindi questo è. Allora, l'allegato 8 del DPCM 11 giugno prevede che sia presentato un progetto organizzativo del servizio offerto. E quindi dicono semplicemente che i gestori dei centri estivi comunicano alle ASL e al comune i progetti organizzativi del servizio offerto con una descrizione generale delle attività. La Regione Piemonte, in questa deliberazione di cui parlavamo prima, scrive: il progetto organizzativo del servizio offerto deve mostrare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento coerentemente con lo specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno. Cosa vuol dire quindi? Che il progetto deve essere specifico. Ovviamente i documenti, ma sia l'allegato 8 del DPCM, sia l'allegato A della Regione Piemonte, comunque danno delle indicazioni che devono essere valide per tutti, mentre il singolo centro estivo, a seconda che si tratti di un centro, che ne so, di un oratorio piuttosto che di una piscina o di un centro sportivo dove organizzato da una società di pallacanestro, è chiaro che le differenze possono essere anche molte, quindi il progetto deve basarsi su quei locali, su quelle attività e quindi deve essere in qualche modo specifico. La Regione Piemonte dice intanto che il piano delle attività deve ispirarsi a dei principi che sono i criteri di priorità per la frequenza, ad esempio l'assenza di rete parentale di supporto, quindi dando per esempio priorità a entrambi i genitori che devono rientrare al lavoro in presenza, una rimodulazione della frequenza per dare la possibilità di frequenza a più famiglie. Questo ovviamente dipende dai numeri di famiglie che chiedono di accedere al centro estivo, potrebbe non esserci necessità di diciamo, escludere qualcuno, perché magari le domande sono poche, oppure potrebbe esserci necessità per dare possibilità a tutti di frequentare, di ridurre a mezza giornata la frequenza. Ampliamento degli orari di apertura e chiusura in considerazione dei tempi di effettiva apertura all'utenza e di quelli precedenti e successivi previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino.
Questo è chiaro, quest'anno i centri estivi hanno degli oneri molto più pesanti dal punto di vista organizzativo per le procedure di sanificazione e quant'altro, il triage, eccetera, e quindi di questo va tenuto conto negli orari di apertura e chiusura. E questo nel progetto del servizio deve essere ben dettagliato, quindi non deve essere un qualcosa, diciamo, dato per scontato. Chiaramente poi la valutazione del fabbisogno del personale, del monte ore, per adottare le nuove modalità organizzative nel rispetto dei principi di sicurezza. Quindi le attività in più che occorre fare incideranno ovviamente sul personale, sulle ore di lavoro. Predisposizione da parte di ogni struttura di momenti di formazione specifica per gli operatori in materia di procedure organizzative interne per l'adozione di tutti i comportamenti igienico-sanitari che dopo vedremo. Quindi questo poi della formazione viene specificato meglio dopo. Formazione del personale relativamente alle eventuali nuove modalità di svolgimento dell'attività necessaria alla nuova organizzazione, quindi non formazione, quindi si intende non solo sulle procedure ad esempio di pulizia o di triage, ma anche perché le attività specifiche, pensiamo ad attività di gioco, non possono essere le stesse dell'anno scorso, perché c'è un discorso di distanziamento, di altre cose che potete facilmente intuire, che vedremo, che quindi prevedono anche qui una specifica formazione. Comunicazione alle famiglie delle modalità di accesso al servizio prima della riapertura, modalità che devono essere accettate e scrupolosamente rispettate. Quindi il documento chiede di articolare il progetto in una serie di punti che qui vedete schematizzati, diciamo, sono 12 punti, calendario e orario, che ne abbiamo già parlato, numero e età dei bambini, chiaramente prevedendo il rispetto dal punto di vista complessivo del numero di bambini in rapporto con lo spazio disponibile, in modo tale da poter garantire il distanziamento fisico. Il numero massimo previsto è di 100 bambini, però è chiaro che ogni centro si dovrà basare sui propri spazi, sul personale disponibile per capire quanti bambini possono essere accolti. L'organizzazione degli spazi, quindi la planimetria con l'indicazione di quali ambienti vengono utilizzati per quali attività, l'indicazione dei flussi di movimentazione delle persone, degli spostamenti previsti, il programma giornaliero di massima, compresi i momenti in cui è prevista una routine di lavaggio delle mani. Quindi, ecco, questo esempio di personalizzazione del programma, del progetto, possiamo intenderla così: nelle linee guida voi non troverete scritto che i bambini si devono lavare le mani una volta all'ora o una volta ogni 2 ore. Questo deve entrare però nelle considerazioni fatte specificamente dal vostro centro estivo e inseriti nel progetto. Quindi, se decido di ogni ora che ci si va tutti a lavare le mani, scriverò che si fa ogni ora. E lo stesso per quanto riguarda l'igienizzazione degli spazi. Quindi, diciamo, la parte, se vogliamo, più difficile non è tanto comprendere le linee guida che sono molto chiare e appunto, peraltro, cose che già la maggior parte di noi conosce ormai da qualche mese, ma andare a calare queste indicazioni nella propria realtà in base all'attività che svolgo e quindi capire ogni quanto pulire una volta al giorno, 2 volte al giorno, 4 volte al giorno, eccetera. Il personale impiegato, quindi l'elenco del personale, l'indicazione delle figure di coordinamento educativo e quant'altro, le modalità eventualmente per l'accoglienza di bambini disabili o situazioni particolari di fragilità, naturalmente in questo caso il documento dice di consultare i servizi sociosanitari, quindi deve esserci massima collaborazione, eventuale uso dei mezzi di trasporto, questo potrebbe essere per esempio in caso di gite, oppure in caso in cui i bambini vengano prelevati o prelevati da, insomma, per essere portati al centro o riportati a casa.
modalità di verifica delle condizioni di salute del personale. E vedremo che ci sono sia del personale sia dei bambini. Vedremo che ci sono delle schede per quanto riguarda gli utenti, oltre alla compilazione, eccetera, quindi ad averla per ogni bambino. Ricordiamo che tutto questo ricade all'interno di obblighi di privacy, di segreto professionale che devono essere gestiti in un certo modo, quindi occorre fare attenzione. La manutenzione degli spazi, la pulizia degli ambienti e delle attrezzature, la modalità di verifica delle condizioni di salute e del regolare utilizzo delle mascherine, si parla per esempio dell'istituzione di un registro visitatori, quindi in un certo senso tutto deve essere diciamo, registrato, quindi gli utenti e gli educatori sappiamo chi sono, li abbiamo registrati, ma anche se ci fosse, ad esempio, per una certa attività, un educatore, un esperto che viene a fare un'attività specifica con i bambini solo quel giorno, beh, è bene sapere che quel giorno è entrata questa persona e ha avuto contatto con un gruppo, eccetera. E poi quello che riguarda la eventuale preparazione e consumo dei pasti, se è prevista, descrivendo appunto le modalità utilizzate. Vabbè, per quanto riguarda le sedi e la localizzazione, intanto la Regione Piemonte parla di centri estivi esclusivamente diurni, possono essere attivati in strutture immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità, eccetera, eccetera. L'abbiamo già visto prima, anche fattorie didattiche. Sulle fattorie didattiche c'è un allegato specifico che è l'allegato B, sedi delle associazioni sportive dilettantistiche, oratori, enti religiosi, eccetera, a condizioni che siano in grado di garantire le funzionalità necessarie, spazi, servizi igienici, supporto per quanto riguarda i pasti. La sussistenza dei requisiti di agibilità e uso dell'immobile dovrà essere dichiarata nella SCIA, secondo il modello predisposto dal settore regionale competente con successivo atto dirigenziale, quello che dicevamo prima con la modulistica appunto predisposta dalla regione. Se le attività si svolgono in locali o aree fruite da altri utenti, le attività destinate ai minori dovranno essere debitamente isolate e circoscritte, quindi è chiaro che potrebbero svolgersi in un edificio complessivamente più grande e ospita altre attività, ma a quel punto devo individuare bene quali sono i locali e le aree destinate al centro estivo. Ovviamente l'immobile e l'area devono disporre di idoneo riparo, di cassetta di primo soccorso, numero sufficiente di servizi igienici, queste cose qua diciamo che sono abbastanza ovvie e soprattutto deve avere una zona filtro per gli operatori e per gli utenti, per il triage e per operazioni di vestizione e svestizione anche relativa all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Nel caso di accoglienza per bambini dai 3 ai 6 anni è possibile utilizzare un unico ambiente di dimensioni adeguate per consentire anche il riposo pomeridiano nel rispetto di un adeguato distanziamento, quindi quando li si mette a nanna. La struttura deve essere dotata di idonea segnaletica, affissione di materiale informativo, possibilmente con pittogrammi affini all'utenza, quindi a seconda anche dell'età dei bambini, delle immagini che possano richiamare il rispetto delle condizioni igieniche. Da tenere presente. Anche l'allegato 8 del DPCM parla di questo discorso di segnaletica e messaggi educativi, quindi affiggere una segnaletica laddove si può meglio vedere, ad esempio presso le entrate, nelle aree destinate al consumo dei pasti. Qua parla di riposo notturno semplicemente perché vi ricordo che l'allegato 8 è molto più generale, quindi non si riferisce solo al centro estivo. Che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi, includere messaggi, video esplicativi sui comportamenti corretti da tenere e soprattutto qui al punto 3 vediamo che dà il suggerimento di utilizzare manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della Salute disponibili sul sito istituzionale. Quindi diciamo che non c'è proprio da inventare nulla, abbiamo tantissimo materiale, video, Deplian, poster che si possono utilizzare, appunto, facciamo solo attenzione che facciano riferimento a siti istituzionali e che non
non abbiano provenienze diverse, però diciamo che c'è abbastanza l'imbarazzo della scelta su questo. Capacità ricettiva, ne abbiamo già accennato prima quando parlavamo del progetto. Ogni gestore della struttura, insomma, si organizza per valutare quanti minori può accogliere, considerando il problema del distanziamento fisico. L'allegato A dice che appunto non si possono superare di norma i 100 posti, se gli ambienti e gli spazi consentono teoricamente di superare i 100 posti, il centro si dovrà organizzare in moduli distinti. Quindi come se fossero due centri separati, quindi non è che non si possa fare, però è come se fossero appunto due centri separati. Devono essere organizzati piccoli gruppi e in questo caso appunto l'allegato A richiama come suddivisione la stessa che c'è a livello nazionale, 3-5 anni, quindi scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria dai 12 ai 17 anni. Questi piccoli gruppi, che cosa devono rispettare come principio? Oltre a quello di essere numericamente piccoli, di essere stabili nel tempo. Quindi ovviamente stabili vuol dire gli stessi bambini, quindi gli stessi 5 bambini, per esempio, o gli stessi 6 di un certo gruppetto, devono essere sempre gli stessi ed avere sempre gli stessi educatori nel tempo. E questo serve per evitare la diffusione del contagio, ma anche per dare la possibilità di tracciare il contagio nella malaugurata ipotesi che dovesse emergere un caso. Approfitto per dire che speriamo che non debba succedere, ma qualora succedesse che si presenta un caso, mi viene da dire che nessuno sarà lasciato solo a gestire questa cosa. Ovviamente si attiveranno le ASL competenti, si attiverà il comune e l'importante appunto è la segnalazione, perché nel comune, nell'ASL potrebbero venire a sapere per caso di questa evenienza, ma se ci deve essere l'informazione da parte del titolare del centro estivo. Le attività come devono essere organizzate? Allora, chiaramente favorire le attività all'aperto, laddove non fosse possibile, ovviamente possono essere utilizzati anche spazi interni e per quanto riguarda le dimensioni, eventualmente valutare una turnazione se necessario, quindi per esempio per la mensa, in funzione di quanti bambini ci sono e della dimensione dell'ambiente. Appunto va mantenuto il distanziamento di almeno 1 metro e il problema fondamentale quale può essere? Quello dello scambio di oggetti tra i bambini, quindi una buona norma potrebbe essere quella di identificare chiaramente gli oggetti che possono essere scambiati tra i bambini perché simili. Un cappellino, delle maglie, i colori, quindi oggetti che possono essere simili, avere la certezza che ognuno abbia i propri e tocchi solo i propri. Sono vietate le feste, questo è detto chiaramente, e per potenziare la funzione educativa e sociale delle azioni che verranno sviluppate, il documento dice che è possibile prevedere momenti di intersezione con soggetti, enti, istituzioni che possono apportare contenuti specifici capaci di contribuire all'arricchimento dell'offerta a fini educativi. Quindi non dobbiamo immaginare che il centro estivo debba essere chiuso nel suo piccolo mondo e non avere contatti con l'esterno. Chi arriva da fuori semplicemente sarà tracciato e si atterrà a tutte le indicazioni previste per gli altri educatori e le altre figure che lavorano nel centro. Sul personale, qui non mi dilungo, insomma, è molto chiaro quello che è richiesto dalla Regione, un coordinatore responsabile delle attività che sia maggiorenne, che abbia un'esperienza almeno triennale debitamente documentata e si specifica che può essere coordinatore fino a un massimo di 3 centri estivi. Questo per ovvi motivi, nel senso che
l'attività di coordinamento deve essere reale e difficilmente, insomma, una persona sola potrebbe efficacemente coordinare 10 centri estivi perché non si può dividere, quindi viene dato questo limite. Gli operatori di età non inferiore a 18 anni viene dettagliato successivamente in che modo, e personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all'espletamento del servizio. Possono esserci anche dei volontari, ovviamente. Il rapporto tra personale educativo e minori, come dicevo prima, è leggermente diverso rispetto a quello previsto dal DPCM, dall'allegato 8, perché si parla di 6, 8 e 10, mentre nell'allegato 8 si parla di 5, 7 e 10, quindi è leggermente diverso, però direi che non cambia la sostanza. Viene considerata l'età al momento dell'iscrizione. Ecco, vedete che la Regione Piemonte, infatti, nella scheda di triage giornaliero, di cui parleremo anche dopo, ha messo per la fascia dai 3 ai 5 anni 6 minori, in cui dobbiamo mettere il nominativo e dobbiamo rilevare la temperatura, vedere se ha questi sintomi, tosse, difficoltà respiratorie, eccetera, e quindi compilarla giornalmente all'ingresso del minore. Quella per le altre due fasce è esattamente uguale per quanto riguarda i sintomi, semplicemente gli spazi in cui scrivere i nominativi dei bambini non sono 6, ma saranno 8 e 10 rispettivamente. Sempre relativamente al personale, si richiama qui che il responsabile della struttura deve gestire le operazioni di informazione, formazione e controllo di tutti gli operatori. Qui ho fatto un piccolo salto al punto 12 del documento perché in questo punto dove si parla di procedure di attivazione della SCIA, eccetera, viene ancora richiamata la responsabilità del titolare, quindi il titolare dell'attività è responsabile del corretto funzionamento del servizio. La responsabilità ai fini amministrativi in capo al titolare permane anche nel caso di affidamento a terzi della gestione in tutto o in parte dell'attività. Formazione degli operatori, ovviamente tutto il personale deve essere formato, compresi i volontari, sui temi della prevenzione del Covid-19, sui temi dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle misure di igiene e sanificazione e soprattutto, giustamente si dice, è opportuno che tutti gli operatori siano preventivamente messi a conoscenza dello spazio in cui andranno a operare, delle opportunità che esso offre rispetto all'età dei minori che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con gli stessi. Quindi di nuovo c'è un po' il tema di non facciamo una formazione troppo generica, ancorché importante, no? Le cose che condivideremo questa mattina sull'utilizzo della mascherina, sul lavarsi le mani, eccetera, ma è importante che queste cose siano ben già visualizzate, no? Nella mente degli operatori, degli educatori che andranno a lavorare, calandole nella realtà dei propri spazi. Quindi c'è il momento del pasto, dove si mangia? Si mangia fuori, si mangia in mensa, come ci organizziamo? Quindi non deve essere una formazione puramente teorica. Una cosa interessante che dice anche in un altro punto del documento che si dice in merito alla formazione degli operatori è che questa dovrebbe essere omogenea nei contenuti e ciascun titolare dell'attività dovrebbe coordinarsi con l'ASL di riferimento territoriale. Ora, io parlo non a nome dell'ASL, ma penso che siano ben disponibili a dare chiarimenti, a offrire un confronto, perché comunque, come avete visto, e come ridiremo, la SCIA si manda al comune e all'ASL competente, quindi è chiaro che l'ASL è chiamata in causa e può venire a verificare, per cui insomma tenete presente questo. Sulla formazione direi che può essere interessante dare un'occhiata sul sito del Ministero della Salute alle fake news, siccome in questi mesi ne abbiamo sentite di tutti i tipi, e potrebbe anche essere che qualcuno abbia le idee ancora un po' confuse da tutte queste notizie,
Può essere interessante andarle a vedere, sono credo una settantina al momento, quindi c'è molto materiale, magari per appunto sfatare ancora qualche idea sbagliata che possono avere le persone, gli educatori, i volontari che devono lavorare nel centro estivo. Quindi anche qui insomma, si riprende, il documento riprende il discorso della predisposizione di momenti di formazione specifica per gli operatori e la formazione degli operatori può essere realizzata utilizzando appunto, gli strumenti, come si diceva prima, messi a disposizione dal Ministero, dall'Istituto Superiore di Sanità, unitamente però a queste indicazioni specifiche, come dicevo prima. Quindi tener conto delle attività svolte, dei locali, di che materiale utilizzo per i giochi e quindi pormi il problema di quando devo sanificarli, come, in che modo, di che tipo sono. Questo, apro una piccola parentesi, dovrebbe essere un ragionamento fatto, diciamo, a priori, lo diremo anche magari dopo quando parliamo della sanificazione, cioè se io per, diciamo, non complicarmi troppo le attività di sanificazione, decido per esempio che tutti i giochi che sono difficilmente lavabili, per esempio materiali perché sono di stoffa, morbidi e quindi difficilmente riesco a lavarli o comunque a lavarli frequentemente, posso decidere di escluderli dalle attività e dirigermi su altre tipologie di giochi, magari di plastica per dire, più facilmente sanificabili. Quindi questo è un criterio che dovrebbe essere tenuto in considerazione nel progettare le attività. Non parlo solo dei giochi, ma pensiamo per esempio anche per quanto riguarda gli ambienti, a quello che difficilmente può essere sanificato. Quindi se ho una sedia di plastica, posso evidentemente sanificarla con una certa facilità. Se ho una poltrona di tessuto, probabilmente se non è assolutamente indispensabile, potrei toglierla e quindi elimino il problema alla radice, o altrimenti mi devo inventare qualcosa, potrebbe essere come suggerito dalle linee guida, di rivestirla con un rivestimento facilmente sfilabile e lavabile. Quindi personalizzare, segnalo che ogni regione, non ogni regione, alcune regioni hanno messo a disposizione molto materiale formativo, io qui ho riportato quello dell'Emilia-Romagna, ma sicuramente ce ne sono anche altri, quindi non è che ci sia niente di male a utilizzare un materiale formativo anche se non è della mia regione, quindi su questo sito dell'Emilia-Romagna trovate sia video che altro materiale e quindi questo è. Per quanto riguarda l'accesso al centro, abbiamo già detto che chiunque acceda, operatori, addetti, volontari, utenti, eventualmente familiari, qualora ci sia un motivo particolare, in teoria il familiare non dovrebbe entrare, sempre dotati degli adeguati dispositivi di protezione, deve entrare, essendo stato sottoposto a un triage quotidiano per la raccolta delle informazioni che valuti, alcuni elementi. Diciamo, questi elementi sono in parte valutabili in modo diretto da parte dell'operatore nella zona filtro, e in parte invece valutabili in modo indiretto in base alle informazioni fornite dalla persona, quindi dal minore o dai suoi familiari, da chi lo accompagna, quindi con un questionario autocompilato e autocertificato dai conviventi. Quindi nella parte da verificare in modo diretto da parte dell'operatore nella zona filtro, sostanzialmente c'è la rilevazione della temperatura corporea, con un termometro senza contatto da pulire con salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcol prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza, o anche più spesso nel caso in cui abbia il dubbio di una possibile contaminazione, per esempio se il minore inavvertitamente entra in contatto con lo strumento oppure si mette a tossire, e la presenza di sintomi visibili, quali? Queste sono le cose che cita la Regione Piemonte: tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli occhi, lacrimazione, perché uno dei sintomi è anche un po' la congiuntivite, intenso rossore sulle gote, spossatezze, irritabilità. Queste sono le cose che ritrovate, scusate
scusate, questi sintomi sono quelli che ritrovate nella scheda di cui parlavamo prima di triage, quindi minore per minore. Queste invece sono diciamo, informazioni che conosce la famiglia: febbre nell'ultima settimana, tosse, difficoltà respiratoria, perdita della sensazione del gusto, degli odori, o ancora essere stato a stretto contatto con una persona sospetta o confermata. Quindi qui si rientra un po' in quel patto di responsabilità di cui si parlava prima con la famiglia. Questo è il questionario settimanale dei dati sanitari del minore messo a disposizione dalla Regione Piemonte. Quindi ovviamente deve fare riferimento agli ultimi 7 giorni, indicando se ha avuto questi sintomi, sono quelli di cui abbiamo parlato prima, vomito, diarrea, inappetenza, eccetera. E quindi questo lo deve compilare la famiglia. Ovviamente è necessario allontanare dalla struttura qualunque persona che presenta dei sintomi. Quindi se dovesse capitare, ad esempio, che un bambino in mensa segnala di non sentire l'odore o il gusto, faccio un esempio, o inizia a tossire, eccetera, deve essere invitato a rientrare al domicilio e a rivolgersi al medico di medicina generale e anche segnalarlo al titolare del centro. Lo stesso vale qualora un operatore del centro presenti sintomi sopra descritti, in attesa del suo rientro a domicilio, è opportuno che venga isolato in uno spazio dedicato. Quindi il minore, per definizione, non è che posso mandarlo a casa, ma devo aspettare che qualcuno venga a prenderlo. Pensiamo a uno spazio dedicato, tipicamente un'infermeria se presente, o comunque in un locale circoscritto, in modo che non venga a contatto con altre persone nel centro. A guarigione avvenuta, a quel punto deve essere presentato un certificato medico da parte del proprio medico curante. E questo lo lascio poi alla vostra lettura, la parte finale, così come lascio a vostro approfondimento la possibilità di sinergie con il servizio civile, che sono state esplicitamente previste dalla Regione Piemonte, ma anche da altre regioni, e quindi ci sono delle modalità per attivare questo servizio, questa collaborazione, indicate nel documento. Consumo dei passi. Allora, fin dall'inizio dell'epidemia, della pandemia, ci si è chiesto se il contagio potesse avvenire attraverso gli alimenti. Allora, diciamo subito che quella non è la via normale di trasmissione della malattia, perché è una malattia respiratoria, quindi abbiamo detto come si trasmette, quindi di norma non tramite gli alimenti. C'è comunque una possibilità, magari remota, che se il virus presente sull'alimento possa passare dalla mucosa orale alle vie respiratorie. Quindi questa è un'eventualità che non si può escludere, magari poi in futuro si avranno dei dati più certi. In ogni caso, la cottura accurata elimina il virus, quindi effettivamente si rimanda, diciamo, a delle buone pratiche che in tutte le cucine, in tutte le attività che preparano i pasti già dovrebbero essere in atto. E quindi direi che non dobbiamo avere particolari, diciamo, particolare paura del pasto in sé, ma quello che invece deve attivare un pochino di più la nostra attenzione è quello della gestione del momento di mensa, perché ci può essere facilmente contaminazione tramite oggetti che magari vengono usati in comune. Ecco, questa cosa non può esserci, ovviamente. Quindi non posso avere una caraffa che tocchiamo in più persone. Dobbiamo avere ognuno la sua bottiglia, la sua borraccia, un qualcosa di personale che utilizza solo la persona. E bisogna ovviamente fare attenzione, soprattutto ai bambini più piccoli,
che inavvertitamente non scambino posate, piatti, bicchieri, quindi qualcosa che potrebbe contribuire a diffondere una contaminazione attraverso la saliva. E poi il solito discorso del distanziamento, quindi i centri estivi che hanno già iniziato l'attività si sono diciamo, preoccupati di delimitare con delle segnalazioni specifiche. Diciamo, i posti a sedere in modo tale da distanziare i ragazzi. I pasti verranno consegnati al personale in servizio, questo ci dice l'allegato A, garantire la distanza, eventualmente fare i turni. Se si riesce a consumare pasto all'aperto va benissimo, è una situazione migliorativa, ma sempre garantendo la distanza interpersonale di sicurezza, tanto più che ovviamente quando mangiamo non possiamo portare la mascherina. Ci sarà poi la fine del momento del pasto, la raccolta degli avanzi, piatti, bicchieri, posate, eccetera. Si provvederà alla disinfezione dei tavoli e l'igienizzazione delle mani deve essere fatta non solo all'inizio, prima di mangiare, ma anche alla fine, perché i bambini sono portati le mani alla bocca, eccetera, quindi sicuramente deve essere fatto il passaggio di igienizzazione delle mani. L'allegato 8 sulla sicurezza dei pasti dà queste indicazioni, vabbè, a parte lavarsi le mani, dice che è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili. Altrimenti il gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone e acqua calda o tramite una lavastoviglie. Quindi diciamo che su questo si ricalcano le normali norme igieniche previste per i pasti, quindi o uso il monouso, il biodegradabile ancora meglio, o uso delle stoviglie, delle cose personali che si portano i ragazzi, oppure devo assicurarmi che le stoviglie siano pulite in maniera efficace, quindi la lavastoviglie ovviamente dà una sicurezza ancora maggiore, ma comunque anche un lavaggio a mano, purché ben fatto, insomma, viene ritenuto sufficiente. Se ricorro a un servizio di ristorazione esterno, come molti centri estivi fanno, non devo preoccuparmi di nulla, nel senso che chiaramente l'azienda che prepara i pasti, che li porta, seguirà le norme di legge, quindi sarà un'azienda già a norma, secondo la normativa vigente e quindi non mi preoccupo di nulla. In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di preparazione dei pasti, quindi ognuno ovviamente farà riferimento a quello che dice la propria regione. Noi abbiamo visto quello che dice la regione Piemonte. In particolare sui pasti si dice appunto che sono escluse dall'obbligo di notifica sanitaria le forme di ristorazione riconducibili alla gestione familiare, quindi se ogni bambino si porta le cose da casa oppure c'è una somministrazione svolta da parte dei genitori o volontari. Oppure se, come avviene la maggior parte delle volte, il pasto proviene da un operatore del settore alimentare già notificato, quindi il classico panino acquistato al bar o cose analoghe. Non è necessaria la notifica sanitaria se il centro si avvale di OSA già registrati, di operatori del settore alimentare già registrati da parte dell'ASL, quindi le classiche strutture, i centri cottura che già veicolano i pasti, preparano i pasti nel periodo scolastico. L'accoglienza, appunto l'allegato 8 dice che sono previsti tre protocolli di accoglienza, per la prima accoglienza, per l'accoglienza giornaliera e per i giorni successivi e per le verifiche giornaliere nel caso di pernotto o frequenza delle attività per più di 24 ore. Questo abbiamo visto che però per i centri estivi non succede. La normativa specifica del centro estivo per la regione Piemonte non è previsto il pernottamento. Vabbè, qui si richiamano per l'accesso quotidiano e per le modalità di accompagnamento accompagnamento e ritiro dei bambini l'attenzione a non creare assembramenti. Quindi tipicamente il problema è che, come non so, durante il periodo scolastico vediamo tutti i genitori che arrivano e quindi si crea la ressa.
qui è importante non creare questa problematica e quindi gli orari di ingresso e di uscita devono essere scaglionati in modo tale da evitare assembramenti. La norma non ci dice di quanto scaglionare, quindi non dice ogni 5-10 minuti, un quarto d'ora. Ogni centro si deve regolare e indicare nel proprio progetto come intende comportarsi. In ogni caso verrà accolto e consegnato solamente un minore alla volta, quindi piano piano, insomma, verrà fatto il triage e verranno ammessi i ragazzi. I punti di accoglienza, la cosa migliore è che siano all'esterno per evitare che gli adulti entrino nei luoghi dove vengono svolte le attività. Devono essere segnalate le distanze da rispettare e, se possibile, differenziare i punti di ingresso dai punti di uscita con percorsi obbligati, quindi delle frecce, le classiche cose a cui ormai siamo tutti abbastanza abituati. Assicurare la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani in tutta la struttura, con particolare attenzione ai punti di ingresso, quindi o c'è un lavandino, un lavamani, oppure avrò il gel da utilizzare senza l'acqua. Facendo però attenzione, viene ricordato di non lasciarlo, diciamo, incustodito, perché è un prodotto chimico e i bambini non devono, cioè deve essere evitata comunque una ingestione accidentale. Quindi questo vale un po', diciamo, per tutta la struttura, non solo per l'ingresso. Abbiamo già detto prima che l'attivazione è subordinata alla presentazione della scia, quindi nel momento in cui presento la scia, posso iniziare quel giorno stesso, dalla data di presentazione. In caso di accertata insussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari all'esercizio dell'attività, nonché di mancata conformazione alle misure eventualmente prescritte per regolarizzare l'attività, potrà essere disposta la sospensione dell'attività intrapresa, anche da parte dell'ASL in relazione al progetto presentato. Quindi si presenta al comune e all'ASL, e il comune e l'ASL entrano nel merito. Sappiamo, da quanto ci risulta, insomma, che i comuni stanno già verificando nel proprio territorio, per i centri civici che hanno già iniziato l'attività, a fare un minimo di verifica. Questo è ovvio, perché nel loro. Diciamo, entra all'interno delle proprie responsabilità, no? E lo stesso può fare l'ASL. Considerata la particolarità della situazione, si ricorda l'importanza che l'interlocuzione tra gli enti e i soggetti titolari dell'attività sia improntata sui principi di massima collaborazione. Ecco, noi devo dire che è una cosa che abbiamo sempre consigliato, quindi in questo momento possiamo solo ribadirla. Che laddove insorgano dei dubbi, delle perplessità e si sia indecisi sul da farsi, meglio contattare l'ASL o il comune, a seconda di che cosa, del problema, o entrambi eventualmente, e capire qual è la misura migliore da adottare. Credo che, anche qui non è che posso parlare per altri, però per quello che conosciamo del nostro territorio, c'è sempre stata la massima collaborazione. Credo che l'obiettivo di tutti sia quello di far scorrere serenamente questa attività dei centri estivi, e quindi piuttosto chiediamo. E qui poi si rimanda al progetto organizzativo che abbiamo visto qui prima, quei 12 punti, dove vado a calare nel mio contesto l'applicazione delle varie disposizioni contenute in questo documento, in questo allegato A. Le misure preventive che vengono richiamate sono, questo sia nell'allegato A che nell'allegato 8, quindi entrambe le normative regionale e nazionale: lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso, non tossire o starnutire senza protezione, mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone, seppure con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico. Allora, queste sono le parole nello specifico che voi trovate nell'allegato 8, che si rivolge peraltro appunto a una fascia 0-17 anni. Tanto più i bambini sono piccoli, e tanto più diventa magari impossibile rispettare 1 metro. Un bambino del nido. Magari devo prenderlo, in senso magari, devo assolutamente
prenderlo in braccio, magari per cambiarlo, eccetera. Quindi questo distanziamento di un metro non è sempre possibile. Diciamo che a nostro parere dovrebbe essere data un po' per capire queste disposizioni, dovrebbe essere data questa chiave di lettura. Noi abbiamo diverse misure preventive da applicare che nel loro insieme concorrono alla prevenzione del contagio. Quindi, come dire, il distanziamento e la mascherina, prendiamo queste due cose, devono essere lette anche nel senso di tanto più sono lontano, quindi magari anche più di un metro, 2 metri, 3 metri, eccetera, tanto più magari posso fare delle attività, non so, per esempio cantare, no? Attività che magari potrebbero comportare una maggior possibilità di contaminazione, ok? Non toccarsi il viso con le mani, anche qui è ben difficile probabilmente per un bambino andargli a impedire di toccarsi il viso con le mani, è già difficile magari per un adulto, però se le mani sono pulite a quel punto non è un problema che si tocchi il viso, quindi anche in questo caso c'è un po' una complementarità, no? Quindi ecco perché insistiamo sul lavaggio frequente delle mani, perché a quel punto anche se accidentalmente mi tocco il viso con le mani, molto probabilmente non c'è la possibilità di venire a contatto con il virus. La pulizia, anche qui, se tutto è perfettamente pulito, io posso toccarlo, no? È chiaro che quindi sono tutte misure che, diciamo, agiscono nel loro insieme. Ecco perché devono essere applicate sempre, tutte, costantemente, per sperare di avere una sicurezza adeguata. Areggiare frequentemente i locali, l'abbiamo già detto, se non si tratta di, se si tratta di un locale chiuso, se siamo all'aperto, ancora meglio. Sul lavaggio delle mani esiste molto materiale informativo che può essere usato anche per la formazione degli operatori. In particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha fatto diversi documenti. Per esempio questo disegno che vedete con i puntini arancio sulle mani è preso appunto da un documento dell'OMS che non da ieri ci spiega come lavarci correttamente le mani, perché il problema non è chiaramente solo un problema di virus, di SARS-CoV-2, ma è un problema generale di microrganismi potenzialmente pericolosi che possono stare sulle mani. Quindi qui vedete i puntini e per evidenziare come se ho le maniche lunghe, ad esempio, difficilmente riesco a lavarmi efficacemente le mani. Quindi d'estate questo problema non ci dovrebbe essere, un problema analogo invece può essere rappresentato da bracciali, gioielli, orologi. Quindi il corretto lavaggio delle mani deve essere fatto senza tutti i vari monili che fanno sì che il lavaggio non sia efficace. Qui ho riportato la grafica che potete trovare su vari siti di corretto lavaggio delle mani. Non stiamo a vedere ovviamente passaggio per passaggio, ma insomma la gestualità che può essere trasmessa anche in maniera così a seconda della fantasia dell'educatore ai bambini, soprattutto ai più piccoli, che ne so, con delle canzoncine, con qualcosa che inviti ad adottare queste buone pratiche in maniera normale, fanno presente tutti i movimenti da fare con le mani e poi parlano anche dell'asciugatura. L'asciugatura, se ho della carta, cioè la cosa migliore è avere la carta monouso, che mi consente anche di chiudere il rubinetto con la carta utilizzata senza dover toccare con le mani. Qualora io non abbia a disposizione della carta monouso, posso, diciamo, insaponare con le mani insaponate anche il rubinetto e, diciamo, poi chiuderlo, quindi fare questa operazione per cui il rubinetto è come se lavassi le mie mani. Quindi non vado a toccare un qualcosa di sporco. Non è assolutamente consigliato, è assolutamente sconsigliato l'asciugamano, anche personale. Perché questo? Perché comunque c'è il rischio che poi i bambini possano scambiarseli e quindi
piuttosto, dato che siamo in estate, mi sento di dire al limite non asciughiamo le mani si asciugano anche tranquillamente all'aria. Senza dover utilizzare asciugamano, quindi l'asciugamano direi no, eventualmente la carta monouso. L'alternativa è il gel disinfettante. L'alternativa, vedete, l'OMS parla di acqua e sapone circa 60 secondi come tempi, col gel disinfettante circa 30, anche perché non c'è bisogno del risciacquo, quindi i movimenti però sono esattamente gli stessi. Un'attenzione, che ci pare molto importante richiamare è quella di, ricordare a tutti che l'uso dei guanti non ci esime dal lavarci le mani, cioè, il guanto va indossato sulla mano pulita. Quindi il guanto deve essere una protezione aggiuntiva, non sostitutiva del lavaggio delle mani. I documenti ci parlano poi di momenti particolari in cui, è meglio usare i guanti, tipo nella distribuzione dei pasti. O nel caso in cui facciamo operazioni particolari, non so, è ovvio che se aiuto un bambino a soffiarsi il naso è meglio che io abbia i guanti, però di per sé, al di là di queste occasioni, non è particolarmente raccomandato l'uso dei guanti, si può tranquillamente lavare le mani correttamente in uno di questi due modi. E quindi qui l'allegato A ci ripete questa cosa. Ah, l'altra occasione, non l'ho detto, è quando faccio le pulizie. Quindi anche qui usiamo i guanti non devono essere riutilizzati, devono essere cambiati ogni volta, quindi sono monouso, eliminati nei rifiuti indifferenziati. E appunto sono necessari particolarmente in alcuni contesti lavorativi, pulizia, ristorazione e appunto per il personale educativo nell'eventualità di manovre, dice, dove sia prevedibile un contatto diretto con secrezioni e liquidi biologici, quindi può soffiare il naso oppure se si aiuta un bambino in bagno, eccetera. Tossire o starnutire. Proteggendo in che modo? Ormai l'abbiamo imparato da mesi, non con le mani, ma eventualmente tossendo nell'incavo del gomito e poi naturalmente però lavarsi, perché in ogni caso non posso, no, pensare di poter continuare la mia attività avendo l'avambraccio contaminato. Quindi in sostanza proteggo, ma poi proteggo gli altri da eventuale contaminazione, poi vado a lavarmi. Se utilizzo per soffiarmi il naso dei fazzoletti, li getto immediatamente e poi mi lavo le mani. Quindi queste norme sono assolutamente di buon senso. Sulla mascherina, anche qui avete molti materiali informativi, noi abbiamo riportato questo, ma appunto fate riferimento ai siti istituzionali. Lavarsi le mani prima di indossarla, coprire bene naso e bocca, si vedono spesso purtroppo delle mascherine indossate male, quindi per esempio che lasciano libero il naso, non toccarla mentre la stiamo utilizzando e se l'ho toccata mi lavo le mani. Toglierla poi dagli elastici o dai lacci e non dalla parte, diciamo, della bocca. Gettarla in un recipiente chiuso, lavarsi le mani e a proposito delle mascherine riutilizzabili, ad esempio quelle distribuite dalla Regione Piemonte sono riutilizzabili fino a 10 volte dopo averle lavate. Ci sono le istruzioni per il lavaggio, nel caso di queste mascherine appunto si parla di un lavaggio a 30 gradi e poi di un passaggio di stiratura. Quindi con il vapore del ferro porta a una temperatura sicuramente superiore. In generale, le linee guida parlano di lavarla a 60 gradi con sapone o appunto fa riferimento a indicazioni del produttore se sono disponibili. Qui si ripetono sostanzialmente queste cose sulla mascherina e poi si specifica nell'allegato A che dai 3 ai 6 anni non è consigliabile l'uso delle mascherine. Dopo i 6 anni è opportuno utilizzare le mascherine anche di comunità, ad eccezione dei momenti di attività ludico-motoria, durante i quali va comunque sempre assicurato e mantenuto il distanziamento. Quindi, come dicevamo prima, ok, stiamo giocando, quindi c'è anche un problema di respirazione.
però manteniamo il distanziamento e tanto più siamo distanziati anche oltre il metro e meglio è. C'è una piccola nota su questo. Le indicazioni sono da considerarsi valide nelle more di uno studio di approfondimento scientifico sul tema. Questo cosa ci ricorda? Che comunque tutte queste cose sono purtroppo ancora un po' in divenire, cioè il tema è nuovo, quindi mancano ancora su tante cose degli approfondimenti scientifici assolutamente validi. Quindi al momento queste sono le indicazioni che abbiamo e atteniamoci a queste. La raccomandazione è cerchiamo di stare comunque dietro alla normativa, essere aggiornati consultando spesso il sito dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero per capire se ci sono delle novità su queste cose. Qui abbiamo riportato, ma non sto a guardarlo, a leggerlo nel dettaglio, quello che dice il Ministero della Salute sul proprio sito, sulla mascherina, quindi la differenza tra le mascherine di comunità e le mascherine chirurgiche, quindi lo scopo, ricordiamo solo che diciamo la mascherina cosiddetta di comunità, che io posso farmi anche in autonomia, l'importante è che copra adeguatamente naso e bocca, che sia in materiale multistrato, ovviamente non tossico, non infiammabile e che non renda difficoltosa la respirazione, aderire bene al viso e quindi garantire un po' il comfort. Per cui insomma ormai abbiamo visto che ne vediamo di tutti i tipi di mascherine, cerchiamo di seguire appunto queste indicazioni. Veniamo adesso all'argomento che tutto sommato, per quella che è la nostra esperienza, devo dire, può creare più problemi, perché non tra tutti gli operatori magari è così chiara la differenza tra pulizia, disinfezione, sanificazione, sull'azione dei disinfettanti, su che cos'è un presidio medico-chirurgico e quindi credo che per tutti i gestori dei centri estivi sia particolarmente importante andare a puntualizzare come utilizzare i prodotti per la pulizia, in che modo e a quali cose fare attenzione. In queste slide che vi presentiamo abbiamo fatto riferimento al rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza Covid-19, superficie, ambienti interni, abbigliamento, che è un documento emanato il 15 maggio 2020 e che dettaglia in maniera chiarissima, che non lascia spazio a dubbi, tutto quello che dobbiamo sapere sui disinfettanti e su come pulire. Quindi qui per prima cosa abbiamo riportato un diagramma di flusso un po' riassuntivo di tutte le attività da fare quando parliamo di pulire e sanificare. Al primo punto, capire se devo disinfettare, sì o no. Allora, è chiaro che non tutte le superfici probabilmente avranno bisogno di essere disinfettate, cioè tutto dovrà essere pulito, ma faccio un esempio banale, magari il vetro di una finestra, magari addirittura non raggiungibile perché ha una certa altezza, capite che probabilmente non ha bisogno di essere disinfettato, a meno che io non ravvisi i motivi particolari. Deve essere però pulito. Ricordiamoci che già con una pulizia accurata e ben fatta noi eliminiamo sì lo sporco, i residui e anche tutto quello che questo sporco e questi residui si portano dietro come germi, quindi come batteri e come virus. E quindi la pulizia è sicuramente diciamo un punto non derogabile. E poi se devo disinfettare dovrò selezionare i disinfettanti e vedete che qui c'è il simbolo del presidio medico-chirurgico perché le linee guida giustamente, ma questa al di là, ripeto, dell'emergenza Covid è un'indicazione che tutti noi dovremmo seguire, il disinfettante che è presidio medico-chirurgico è stato testato e ne è stata validata l'efficacia. L'efficacia che a noi in questo momento interessa è l'efficacia virucida. E questo lo leggete nella scheda tecnica del prodotto o nell'etichetta, se parliamo di un prodotto che troviamo anche al supermercato. Quindi se è presidio medico-chirurgico
Si parla di azione virucida, si dice, si danno dei dettagli su come deve essere utilizzato, quindi la concentrazione, il tempo di contatto, eccetera. Se non è un presidio medico-chirurgico, evidentemente non dico che non sia efficace, però non possiamo saperlo. Quindi questa efficacia non è stata provata, ok? Per cui selezioniamo i disinfettanti, leggiamo l'etichetta e se è disponibile la scheda di sicurezza. Quindi i prodotti, diciamo, per uso professionale avranno la scheda di sicurezza, quelli per uso casalingo vanno bene lo stesso, se sono presidio medico-chirurgico, avranno le indicazioni in etichetta. Usare guanti e mascherine di PPE che sono previsti. Diciamo che a questo punto, giustamente, quello che ci dobbiamo chiedere è se stiamo disinfettando una superficie che è toccata frequentemente o no. Se non è toccata frequentemente ci sarà una disinfezione periodica, diciamo così, qui non è ulteriormente specificato. Se è toccata frequentemente sarà disinfettata più volte al giorno. Cosa vuol dire? Allora, qui ognuno di nuovo nel proprio centro estivo deve chiedersi come intende organizzarsi, ok? Ci sono centri estivi che, per esempio, sulle superfici che vengono frequentemente toccate con le mani, perciò parliamo di maniglie delle porte piuttosto che di manopole, pulsanti, eccetera, eccetera. Vedremo dopo un po' un elenco. Ecco, c'è magari una persona che, se l'ambiente è molto grande, non dico che fa solo quello, ma quasi, quindi più volte al giorno passa e disinfetta. Ci può essere qualcun altro che dice disinfettiamo 2 volte al giorno, disinfettiamo 3 volte al giorno, questo oggettivamente dovreste valutarlo voi in funzione delle vostre specificità. Ecco, da qui formazione di sostanze pericolose, risciacquo sì o no? Allora, questo non è che devo essere io a capire se si formano sostanze pericolose, di nuovo faccio riferimento a quello che c'è scritto in etichetta o nella scheda tecnica. Se è un disinfettante che ha bisogno di risciacquo, dovrò risciacquare. Se no, se non prevede il risciacquo, non andrò a risciacquare e quindi lavoro serenamente. Se devo fare solo pulizia, ovviamente utilizzerò igienizzanti, sanitizzanti, utilizzerò il detergente e poi eventualmente se devo utilizzare igienizzanti, sanitizzanti come cloroattivo, ozono o quant'altro, devo farlo in assenza di persone. Di questo adesso parleremo, quindi non è assolutamente una cosa obbligatoria, anzi. Però, siccome qualcuno ci ha chiesto, posso usare l'ozono, adesso vedremo anche questo. La disinfezione. Allora, questo è quello che in pratica vi ho appena detto, quindi i prodotti che vantano un'azione disinfettante, battericida, fungicida, virucida, quindi specifica i 3 tipi fondamentalmente di microrganismi che vogliamo eliminare da una superficie quando facciamo disinfezione, quindi batteri, muffe, quindi funghi, muffe, lieviti, virus, o una qualsiasi altra azione tesa a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi tramite azione chimica, ricadono in 2 distinti processi normativi, quello dei presidi medico-chirurgici e quelli dei biocidi. Adesso non vi sto a tediare con tutte le cose che vengono richiamate qua sulla normativa, ma in sostanza io usando un presidio medico-chirurgico ricado in un prodotto che ha una comprovata efficacia, valutata sulla base di specifiche norme tecniche. Quindi questo documento dell'Istituto Superiore di Sanità rimanda ad attenersi rigorosamente a quanto indicato in etichetta. Io capisco che questa sia una banalità, però vi assicuro che nella nostra esperienza, andando a verificare come vengono utilizzati i prodotti per la pulizia, spesso, ma davvero molto spesso, si trovano degli errori, errori anche pesanti, cioè di prodotti diluiti magari 10 volte tanto rispetto a quello che chiede l'etichetta, che richiede il produttore. Quindi è chiaro che
l'efficacia è garantita, ma se io uso il prodotto come deve essere utilizzato. Quindi la concentrazione e il tempo di contatto. Questo è il simbolo del presidio medico-chirurgico, quindi basta verificare che il mio disinfettante riporti questo simbolo, che riporta anche un numero di registrazione del Ministero della Salute. Giustamente, quindi queste linee guida non ci dicono che cosa devo a priori utilizzare, ma fa riferimento a uno di questi prodotti. Ci sono però dei suggerimenti che danno queste, che dà queste raccomandazioni a seconda delle superfici, in pietra, metallico, in vetro, escluso il legno, superfici in legno che probabilmente verrebbe rovinato dall'utilizzo di determinati disinfettanti. Si consiglia per esempio un detergente, un disinfettante a base di etanolo al 70% o ammonio quaternario, mentre per le altre superfici, oltre all'etanolo al 70%, può essere utilizzato l'ipoclorito di sodio. E qui danno anche un'indicazione della percentuale, però rimaniamo comunque sul discorso di seguire quello che ci dicono le istruzioni del prodotto. Nei servizi igienici si consiglia sodio ipoclorito, che evidentemente va bene per queste superfici. Per i prodotti tessili, il lavaggio con acqua calda a 70-90 gradi, se il tessuto regge, sopporta questa temperatura, è normale detersivo per bucato, oppure se lavo a una temperatura più bassa perché il tessuto non regge questa temperatura, un passaggio anche in candeggino o prodotti similari disinfettanti per il bucato. Poi vedete, adesso insomma il documento non stiamo a scorrerlo tutto perché è veramente molto ricco, chi vuole approfondire può andarlo a leggere e vedere tutte queste indicazioni che vengono date dall'Istituto Superiore di Sanità in maniera molto chiara. Qui vado veloce, si riprende questo discorso della pulizia dell'igienizzazione, quindi con qualche piccola sfumatura magari, nel senso che per esempio nelle linee guida piemontesi l'alcol etilico al 75%, l'ipoclorito diluito al 0,1-0,5 per i servizi igienici, quindi questi diciamo sono dettagli, l'importante è seguire quello che ci dice il produttore, arieggiando gli ambienti sia durante che dopo l'utilizzo di tali prodotti. Qui si ricorda, per il discorso del piccolo gruppo, quello che dicevamo prima, gli oggetti, i giochi e quelli che comunque gli oggetti utilizzati per l'attività devono essere ad uso di un singolo gruppo di minori. Se lo devo utilizzare per altri gruppi, dovrò prima disinfettarli. L'igienizzazione del filtro, della zona filtro e dei servizi igienici, le linee guida, l'allegato A del Piemonte dice va assicurata 2 volte al giorno, io direi almeno 2 volte al giorno, c'è qualcuno che lo fa di più, parlando dei servizi igienici in particolare, non tanto della zona filtro. Verifichiamo sempre la compatibilità del materiale con il tipo di disinfettante che si intende utilizzare, come dicevamo prima, i detergenti, i disinfettanti a base di cloro non sono utilizzabili su tutti i materiali. Qualora dovesse verificarsi un caso di Covid-19 nella comunità, è necessario prevedere una sanificazione straordinaria. E qui, diciamo, sperando che non capiti, ma nel caso fate riferimento per le sanificazioni straordinarie alle modalità stabilite da questa circolare del Ministero della Salute generale per gli ambienti di lavoro, per le postazioni di lavoro. E consultatevi chiaramente, contattate l'ASL di riferimento. Sempre da questo vademecum dell'Istituto Superiore di Sanità abbiamo riportato questi punti che sono appunto riportati nel vademecum, sono 13 punti, ma sono sostanzialmente le cose che abbiamo già detto, quindi non sto a ripeterle.
dà bene le definizioni, quindi che cos'è la sanificazione? Pulizia più disinfezione, compreso il ricambio dell'aria. Quindi la sanificazione, diciamo, è il complesso della pulizia, disinfezione e ricambio d'aria. Pulizia è l'eliminazione, diciamo, dello sporco, dei residui che vengono staccati, portati in soluzione con l'acqua. E la disinfezione invece è quello che serve a ridurre, a eliminare la carica microbica, quindi i microrganismi presenti sulle superfici, sui materiali, negli ambienti. Quindi qui si parla poi dei prodotti, per esempio, a uso professionale, che sono quelli per i quali sostanzialmente dovrete avere la scheda dati di sicurezza. Se invece non usate questi prodotti professionali, avrete l'etichetta. E invece trattamenti particolari, quelli di cui si parla al punto 8, mediante apparecchiature che generano sostanze chimiche attive come l'ozono e il cloro, sono sanitizzanti, quindi utilizzabili come sanitizzanti e non come disinfettanti. Quindi posso utilizzarli, ma dopo la disinfezione. Quindi è un qualcosa in più. Mentre, dice questo vademecum, il perossido di idrogeno vaporizzato e aerosolizzato è un disinfettante autorizzato. Quindi queste sono cose, diciamo, di legge, ma forse mi pareva di aver messo, scusate, vado un attimo avanti, no, forse, eccolo, poi torniamo indietro. Volevo solo farvi vedere, anche se credo che pochi di voi siano interessati a questo tema, ma nel caso intendiate utilizzare l'ozono o cloroattivo, eccetera, fate riferimento a questa normativa. Purtroppo sono sostanze che hanno una elevata complessità di utilizzo, devono essere usate da personale autorizzato e le linee guida ci dicono quindi di usarle in quest'ordine: pulizia, disinfezione, ozonizzazione o comunque trattamento con queste sostanze e poi adeguata aerazione dei locali. Okay? Quindi questa era solo una piccola parentesi per chi fosse interessato a questo discorso. Qui vado avanti velocemente, è tutto molto chiaro, quindi ve lo leggete tranquillamente. Qui ho fatto solo alcune precisazioni. Diciamo che nascono un po' dalla nostra esperienza, cioè prima ancora di preoccuparsi della pulizia, cerchiamo di preoccuparci dell'ordine, perché spesso si trovano situazioni di questo tipo, quindi materiali lasciati in disordine, non rimossi, accumulati. Prima di passare alla vera e propria pulizia, riordiniamo e sgombriamo il campo, sgombriamo i locali da materiali in disuso, da quello che può fare, da accumulo comunque per i virus e per i germi in generale. Poi facciamo la pulizia è efficace, fatta efficacemente se vedo visivamente che la superficie è pulita, non è unta, eccetera, e quindi passo alla disinfezione con il metodo che abbiamo visto prima, quindi seguendo le indicazioni del produttore. L'ultimo punto, tutto quello che ho utilizzato in termini di stracci, spugne, eccetera, o è monouso, che sarebbe la cosa migliore, nel senso che butto via, non tutto potrà ovviamente essere monouso, a quel punto deve essere assolutamente diciamo pulito, riposto in un luogo opportuno, quindi spesso si vedono scope, stracci, eccetera, lasciati, abbandonati nei posti più sporchi del mondo, all'esterno, quindi cerchiamo di creare anche per questi materiali delle situazioni che dal punto di vista igienico siano diciamo conformi. Gestione dei rifiuti. Tutti i materiali di scarto, panni, carte, eccetera, possono essere smaltiti come rifiuti indifferenziati. Eventualmente, se i sacchi non hanno uno spessore adeguato, se ne possono mettere due, uno dentro l'altro. Non comprimiamo il sacco nel chiuderlo, quindi non facciamo uscire l'aria che appunto potrebbe portare con sé dei virus. Chiudiamo adeguatamente, eccetera, e ci laviamo le mani. Sono uscite anche delle indicazioni sulla gestione dello smaltimento dei rifiuti, scusate, di mascherine e guanti monouso,
Il discorso fondamentalmente è di dedicare dei contenitori appositi allo smaltimento. La cosa è molto semplice, cerchiamo dei contenitori che siano apribili non manualmente, quindi con comando a pedale, in modo da non dover toccare con le mani, che siano chiusi col coperchio e identifichiamoli chiaramente come contenitori per guanti e mascherine. Il resto lo vedete, luoghi areati ma protetti dagli agenti atmosferici, nel senso che devo tendenzialmente evitare che si formi della condensa, ok? Ma queste sono le cose che vedete scritte qui, indicate qua. Un piccolo accenno solo su un prerequisito importante, anche questo viene spesso dimenticato, la manutenzione, cioè noi non possiamo pretendere che un disinfettante sia efficace e che la pulizia stessa sia efficace se la superficie non è correttamente manutenuta. Quindi se abbiamo dei banchi, per esempio, dei tavoli rovinati con il rivestimento staccato, delle piastrelle cadute, dei metalli arrugginiti, oggetti insomma con crepe, venature. Quindi questo, diciamo, tenetelo presente, eventualmente appunto, verificate che l'ambiente e le attrezzature, i materiali con cui andate a lavorare, l'ambiente in cui si svolgerà il centro estivo, siano in un decoroso stato di manutenzione. Poi direi sulla sicurezza, fate riferimento alle procedure che già insomma dovrebbero essere note ai più, però le ripetiamo, non travasare mai i prodotti chimici dal loro contenitore originale. Purtroppo capita ancora di vedere la bottiglietta dell'acqua con scritto sopra prodotto tal dei tali. Questo non si fa, ecco, tanto un travaso è concesso, ma assolutamente non in una bottiglia di acqua o di un'altra bevanda, quindi facilmente confondibile, piuttosto in un contenitore anonimo che venga poi opportunamente etichettato. Se abbiamo il problema di magari un contenitore originale molto grande, molto scomodo da utilizzare. Quindi identificare, etichettare, usare indumenti protettivi, soprattutto non mescolarli mai fra di loro. Questo purtroppo è una cosa che può succedere che qualcuno pensando di avere una maggiore efficacia vada a mescolare prodotti chimici insieme. Verificare che i disinfettanti non siano scaduti. Anche questa è una cosa che magari non tutti sanno e che molti disinfettanti hanno una data di scadenza, quindi verificare prima dell'uso che non siano scaduti. Queste abbiamo detto che sono le superfici che dovrebbero essere disinfettate più frequentemente, quindi maniglie, barre delle porte, delle finestre, questi sono esempi, le sedie, braccioli, tavoli, mancorrenti, corrimano, interruttori della luce, rubinetti, pulsanti dell'ascensore, tutto quello che tocco con le mani. Il consiglio può essere quello di farsi una piccola checklist, cioè nel proprio ambiente, quindi non semplicemente a chi fa le pulizie dire vai a pulire tutto quello che tocchiamo con le mani, perché può essere molto soggettiva questa indicazione. Cerchiamo di fare un elenco dettagliato ed esaustivo di tutte le superfici che vengono toccate con le mani, quindi facendo un po' di brainstorming, mettendosi anche più di una persona, e in modo tale che chi ha questo compito abbia appunto con questa checklist la sicurezza di passare tutte queste superfici, che vada a disinfettarle tutte. Della diluizione abbiamo già parlato. Molte volte perché si fanno degli errori sulla diluizione? Perché l'operatore viene lasciato da solo con il suo prodotto, dove c'è scritto diluire al 2% e magari non è così abituato magari a farsi il calcolo della percentuale, ed ecco perché a volte si fanno degli errori anche grossolani. Quindi diciamo, facciamo una piccola procedura, diamo una sintetica indicazione su come preparare la diluizione se il prodotto non è già pronto all'uso. Quindi predisponendo, non so, un contenitore da 1 litro, quindi un contenitore graduato, un misurino graduato, e dando quindi indicazioni specifiche di quanto ml di quel prodotto deve essere messo in 1 litro, in mezzo litro d'acqua, quello che è, in modo da non lasciare spazio a
fraintendimenti. Il tempo di contatto, anche questa è una cosa che spesso non viene rispettata. Il disinfettante ha bisogno di agire, di un certo tempo per agire sui microrganismi. Se il produttore, se il prodotto è stato testato ed è efficace per un contatto di 10 minuti, se io lo lascio solo 5 minuti e poi risciacquo, ovviamente quest'efficacia non è garantita. Ecco perché bisogna valutare bene anche queste cose, la sicurezza di rispettare il tempo di contatto. La pulizia dei servizi igienici, abbiamo messo solo queste immagini per, diciamo, ricordare di fare attenzione a livello di servizi, di preoccuparsi anche di tutto quello che tocco con le mani, banalmente i pulsanti dello sciacquone, le spazzole, eccetera. Abbiamo già detto che è raccomandato l'uso dell'ipoclorito di sodio o altri disinfettanti autorizzati. Per i materiali morbidi e i tessuti, perché ci possono essere nell'attività comunque del centro estivo, foulard, bandiere o altri materiali che comunque devo lavare in lavatrice o comunque con l'acqua, qui nelle linee guida della Regione Piemonte, nell'allegato A, si parla di un ciclo d'acqua calda ad almeno 60 gradi per almeno 30 minuti e se non è possibile, questi prodotti specifici per il lavaggio. Sui materiali morbidi non sto a ripetere perché l'ho già detto prima, poltrone, eccetera. Anche di questo abbiamo parlato, l'ozono. Io direi che mi avvio a chiudere con questa circolare del Ministero della Salute che risale al 22 maggio. Quali sono i concetti che vorrei rimarcare appunto in chiusura dopo questo? Dopo aver visto un po' nel dettaglio i vari punti, che è importante avere quelle che il Ministero chiama delle misure organizzative, che possiamo chiamare procedure. Quindi, a seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione, è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali? Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2, aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento, quindi farsi carico di aggiornarsi spesso, come abbiamo detto prima, perché molte cose sono in divenire. Vedete anche la normativa come in ogni momento si evolve, in ogni momento anche. Ci dà dei limiti, no? Dice fino a che non saranno approfonditi determinati dati, facciamo così, poi vedremo. Quindi questa è una cosa che purtroppo è nella logica del momento che stiamo vivendo. E infine effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ore, persone responsabili, eccetera, e salvare tutta la documentazione che può essere generata. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, intanto, vabbè, per quanto riguarda la Regione Piemonte, abbiamo visto tutta la modulistica, quindi ovviamente conservare accuratamente questi moduli, quindi cercare di valutare come li conserviamo perché potrebbero esserci richiesti, ma in generale anche sulle altre cose che riteniamo importanti, sta a noi, anche se le linee guida non ne parlano, cercare di documentare quello che può in sostanza aiutarci a dimostrare in ogni caso che abbiamo fatto il possibile per evitare il contagio. Quindi diciamo che questa è l'idea con cui vi lascio. E a questo punto, non so se qualcuno di voi ha già mandato delle domande, mi fanno cenno di sì, quindi guardo. Da 0 a 3 anni possiamo fare gruppi da 6 bambini. Allora, su questo direi di no, nel senso che l'allegato 8 parla specificatamente di 5 bambini. Quindi, allegato 8, ricordo, parliamo di normativa nazionale, in quella che abbiamo visto sui centri estivi del Piemonte si contempla dai 3 anni in su, quindi nulla possiamo dire, per cui direi lasciamo i 5 bambini perché è consigliato e non ho, come negli altri casi, un altro documento che mi dica diversamente. Poi, per i giochi in legno,
Direi, facciamo riferimento a quello che abbiamo visto prima, sul disinfettante da usare. Avevamo messo, adesso vado magari a riprendermela. Avevamo la slide che parlava dei vari materiali, quindi per il legno purtroppo l'ipoclorito non va bene. Vedete, consiglia, un disinfettante a base di etanolo o disinfettante a base di ammonio quaternario. Quindi direi che questo è possibile avere materiale didattico. Ah, risponde. Ah, sì, le slide in sostanza. Sì, risponderà il collega per quanto riguarda le slide. Diciamo, queste sono le domande che sono pervenute. In ogni caso, se. Ah, è arrivata una domanda sulle maniglie delle porte. Come Che, vengono sanificate, penso. sì, forse non è chiaro la domanda, se la domanda è come devono essere disinfettate o ogni quanto. Allora, il come, se sono maniglie normali, metalliche, facciamo riferimento, possono essere disinfettate con disinfettanti a base di sodio ipoclorito, etanolo. Diciamo che in generale ovviamente l'ipoclorito di sodio è più aggressivo, quindi piuttosto verificate attentamente, dovrebbe esserci scritto, anzi sicuramente c'è scritto su ogni prodotto con quali materiali non utilizzarlo perché li rovina. Quindi se leggete attentamente, laddove non ci sono esclusioni, vuol dire che può essere utilizzato su qualsiasi materiale. La frequenza, sinceramente, è un po', dipende un po' da voi, nel senso che più è frequente, meglio è. Ripeto, c'è chi lo fa incaricando una persona di fare il giro continuo, praticamente, se l'attività è piuttosto grande, sono solo due porte, chiaramente non è che so disinfettarle ogni 3 secondi, però sicuramente almeno 2 volte al giorno, 3 volte al giorno, più lo fate, meglio è. L'ultima, per le superfici di plastica come si procede? E superfici di plastica, idem, dovete anzitutto verificare che non vengano rovinate dal disinfettante che volete utilizzare e quindi leggete le istruzioni. Poi ci sono tanti tipi di plastica, purtroppo, quindi è un problema di compatibilità del disinfettante parliamo sempre però di superfici che vengono a contatto con le mani, perché ripeto, se voi avete una superficie in plastica, ma che è in un luogo che non ci crea problemi dal punto di vista della diffusione del contagio, una buona pulizia è più che sufficiente, non è strettamente necessario disinfettare. Quindi possiamo usare detergenti non aggressivi e non crea nessun problema. Il problema, mi rendo conto, è più sui giochi, le cose che vengono toccate da più bambini e quindi bisogna impedire la diffusione. Da dire appunto che esistono anche tanti tipi di plastiche diverse, quindi davvero bisogna un po' approfondire, altrimenti le si va a rovinare. Devo dire che anche io ho rovinato delle cose in questi ultimi tempi, perché magari a volte non, presi da questa smania, magari non si va a riflettere su qual è la superficie, che tipo di plastica è quella che noi vogliamo disinfettare. Altre Passo la parola, sì, domande? ce ne sono Sì. altre, passo la parola a lui così le raccogliamo tutte. Ok, Ci ascolta allora presto. passo la parola al collega e vi ringrazio No, dell'attenzione. poi Sì, devi rispondere ancora. allora. Rispondere ancora. Buongiorno a tutti. Io intanto che la collega visiona le altre domande che ci sono, volevo scusarmi perché l'introduzione per problemi tecnici non aveva il sonoro, quindi non avete sentito che cosa ho detto. Volevo semplicemente salutare a nome della Camera di Commercio e del Laboratorio Chimico per questo evento. Scusarmi in anticipo se ci sarebbero stati dei problemi tecnici, però per fortuna è andato tutto liscio perché è una nuova piattaforma, non la conosciamo ancora molto bene. E inoltre dare alcune comunicazioni di servizio. La prima è: per il discorso del materiale didattico, il materiale didattico vi verrà inviato un link dove scaricarlo, quindi riceverete tutti le slide che la collega Clelia Lombardi ha esposto.
Per quel che riguarda l'accreditamento, questo evento è accreditato per l'Ordine dei Tecnologi. Per poter ricevere l'accreditamento dovete inviare il modulo che avevo inviato, compilarlo scrivendo esattamente l'orario di inizio e l'orario di fine collegamento vostro personale, in modo tale da poter fare poi le verifiche incrociate e poter dare l'accreditamento effettivo per i crediti. Quindi poi vi invieremo un attestato di partecipazione con i crediti. Se qualcun altro necessita dei crediti, la stessa cosa, inviateci una mail all'indirizzo dove avete ricevuto il link e riceverete l'apposito attestato di partecipazione. Se avete dei dubbi, qualsiasi informazione, scrivete sempre a quell'indirizzo dove è il mio indirizzo, io sono Capozzolo Salvatore, dove avete appunto ricevuto le varie informazioni. Noi lasciamo ancora un attimo aperto il collegamento, così la collega ha il tempo di visionare le domande, quindi ci sarà un silenzio al momento, ma la collega intanto visiona, intanto metto la prima pagina della slide, la collega intanto visiona con comodo le domande, così tanto il collegamento è sempre aperto, non lo chiudiamo. Se vi viene in mente ancora qualcosa, così vi diamo ancora 5 minuti per scrivere qualcos'altro, in modo tale che comunque così la collega le raccoglie e risponde a tutte quante le domande. Va bene? Buona giornata a tutti. Allora, rieccoci qua, abbiamo raccolto un po' di domande. Allora, interessante la questione, si può giocare a palla o in generale, al di là della palla, possono essere altri giochi all'interno del piccolo gruppo. Allora, di per sé la prudenza direbbe di no, nel senso che ovviamente un bambino tocca con le proprie mani la palla, la passa a qualcun altro, eventualmente può diffondere una contaminazione, sta le mani contaminate, e l'altro bambino portandosi le mani alla bocca eccetera si può contaminare. Però è anche vero che se io mi strutturo, per esempio come hanno fatto alcuni centri, diciamo limitando molto i giochi da utilizzare per un singolo gruppo e disinfettandoli frequentemente, vado a diminuire di molto questa possibilità, ok? Vediamola anche in relazione a quanto frequentemente i bambini si lavano le mani. Quindi diciamo che non ho l'autorità per dirvi di sì. Dipende molto da come vi gestite. Se volete stare in un'ottica di prudenza, sarebbe meglio di no, nel senso che ci sono centri che magari si sono organizzati inventandosi giochi anche con la palla, ma in modo tale che ogni bambino abbia la sua palla. Quindi lì purtroppo sta molto anche alla fantasia nell'inventarsi dei giochi che, pur facendo stare insieme i bambini, possano limitare questo scambio di giochi. Però mi rendo conto che non sempre è possibile. Per quanto riguarda le mascherine FFP2, a quanto abbiamo capito no, nel senso bastano le mascherine chirurgiche o quelle di comunità, quindi non è assolutamente indicato l'uso delle FFP2. E per quanto riguarda la disinfezione delle maniglie dopo che un bambino è andato in bagno, certo, allora la cosa migliore sarebbe disinfettare tutto, diciamo la zona, tutto il locale dei servizi igienici, maniglie comprese, dopo che un bambino è andato in bagno. Questo sarebbe l'ideale. Mi rendo conto che soprattutto in certe insomma in certe situazioni può essere difficile. Anche qui vediamolo sempre in relazione, cioè se ognuno dei bambini delle persone che comunque utilizzano i servizi igienici presta molta attenzione a lavarsi bene le mani eccetera, diciamo che il rischio viene comunque diminuito. Cioè questa è l'unica cosa che posso dire. Ce n'è ancora una? È obbligatorio servire i pasti in moderazione? No, non è obbligatorio, anche se diciamo che forse è consigliato, ma diciamo che alcuni centri hanno fatto altre scelte, nel senso che se anche in multirazione c'è un'attenzione alla distribuzione, voglio dire, se il problema non è il pasto, perché anche nella monorazione potrebbe arrivarmi il pasto contaminato per assurdo, se a monte non sono state rispettate determinate norme. È chiaro che nel monorazione ogni bambino ha già il suo e quindi
c'è meno movimentazione, meno, però che noi sappiamo non c'è questo obbligo ben espresso di monorazione. L'ultima, ancora una? Sì. Come gestire l'eventualità della presenza di un sospetto sintomatico dopo averlo isolato e averlo riconsegnato alla famiglia, chiedendo loro di avviare tutte le comunicazioni necessarie? Come si deve comportare la gestione? Si isola il gruppo di appartenenza di quel bimbo oppure per precauzione si chiude all'interno del centro estivo? Ecco, allora su questo... magari sì. Ripetere la domanda. Ah sì sì, allora la domanda è... pratica, dopo aver avuto il sospetto, un sospetto per dei sintomi che poi magari non necessariamente vengono confermati, ma c'è un sospetto di un bambino che quindi viene isolato e poi mandato a casa, come comportarsi? Cioè se isolare tutto il gruppo o meno? Allora su questo credo che non dover essere io a darvi delle indicazioni, ma di dovervi rimandare all'ASL. Quindi se avete questo sospetto, attivatevi subito con una segnalazione all'ASL per capire come fare, perché purtroppo poi sui sintomi, come avrete capito, non c'è un bianco e un nero, un sì o un no, ma ci sono tutta una serie di sfumature, per cui a volte è veramente difficile valutare, cioè l'unica, come dire, l'unica certezza ci viene poi dato dall'esito di un tampone, che è positivo o negativo, ma solo sulla base dei sintomi diventa difficile questa valutazione. Quindi assolutamente credo che le persone più competenti siano quelle dell'ASL di riferimento per dirvi come dovervi comportare. Ecco. Ultima. Ancora? È previsto un corso simile anche per la gestione della mensa e la riapertura delle scuole? Non sappiamo nulla al momento, perché come avete capito sulla riapertura delle scuole ci sono ancora dei lavori in corso, diciamo, però sicuramente noi poi da tanti anni ci occupiamo di ristorazione scolastica, quindi ci sentiamo abbastanza vicini al mondo della scuola e sicuramente arriverà il momento a settembre in cui dover pensare anche a questa attività. Ci saranno sicuramente, come in questo caso, delle indicazioni da parte del governo, da parte della regione, linee guida, eccetera. Quindi ci aggiorneremo sicuramente su questo tema. Mi dicono che le domande sono finite, io mi scuso se su alcune cose magari non siamo stati così esaustivi, ma purtroppo capite che diventa difficile andare a generalizzare su un qualcosa che deve poi essere valutato magari caso per caso e con estrema attenzione. Quindi è per questo che, non per sfuggire alle domande, ma mi riferisco all'ultima domanda che avete fatto, è bene parlarne con le autorità competenti, con l'ASL, e parlando di un caso specifico, non parlando in generale, perché è troppo variegata, è troppo complessa la situazione. Quindi vi ringrazio di averci seguiti fino a quest'ora, e se vengono comunque, avete necessità di altre cose, noi siamo disponibili anche telefonicamente per quanto possibile. Grazie, arrivederci.